di Righeira accanto a me. Benvenuto Stefano e benvenuto Stefano. Allora, voi ve l'aspettavate che L'estate sta finendo sarebbe diventato un film? Boh, no. No. No, di solito succede il contrario. In genere sono i film che danno lo spunto per le canzoni. Questa volta, come hai detto tu prima, è successo ecco, il contrario. C'è qualcosa nella storia del film che riguarda il testo della canzone? Ma secondo me il film è un po' la canzone stesa, diciamo. Questi ragazzi, questi molto giovani, 15-16 anni, che hanno questa storia d'amore molto movimentata, poi ci sono anche i genitori, così. E alla fine di questa storia, che potrebbe essere settembre, diciamo, sono un po' tutti cresciuti. Sì, quel passo della canzone. È sto diventando qualcosa. Grande, anche se non mi va. Il problema, il problema è quello. Ecco, a voi va di diventare grandi? Ma non ci va ancora adesso, tutto sommato, non ci va tanto. Però, bene o male, prima o poi sarà... Succederà. Succederà, quello è inevitabile. Ma è di diventare ancora più grandi come cantanti vi andrà, immagino. Quello sì, quello sì. Anche domani. Senti, Bruno Cortini è il regista di questo esatto. film e gli interpreti sono tutti giovanissimi, una storia tenera, esatto. d'amore adolescenziale, sì. queste cose qua. Anche se è un po' diversa comunque dalla una certa media di film. Cioè è molto strano perché... Tu l'hai ambientato, visto stanotte, sì, l'ho visto, mi hai detto. Stanotte, ecco, sì. E ti è piaciuto? E che è molto carino perché è ambientato d'estate però non si vede una spiaggia, cosa che secondo me è piuttosto originale perché di solito il film sull'estate è subito... Spiagge, ombrelloni, belle donne, belle ragazze. E invece qua è una cosa più... garbata. Molto adolescenziale, sì, più garbata. Chi ti ha fatto questo fiocchetto? Questa è una cravatta. Ah, una che cravatta. Si può plasmare come si vuole. Ed è di una stilista spagnola, non faccio il nome perché non, siccome non me l'hanno regalata, me l'ho comprata, non vedo perché devo fare pubblicità. Questo è questo. Poi, oltretutto, se lavora in Spagna, non vedo perché non produce in Italia. Certo. Senti, invece, diciamo così, voi nel film non apparite mai, giusto? No. Ecco, no. Progetti invece che riguardano i Righeira. Sì, beh, noi siamo sempre un po' in ritardo sui tempi tecnici dell'uscita discografica. Ah, ecco, solo in quel senso. Dovremmo fare un disco per l'estate, credo che lo faremo senz'altro. Mm-hmm. E, speriamo, il pezzo secondo noi è molto forte. Non ce lo fate sentire stasera, però? No, perché? No, anche perché non abbiamo ancora, non sappiamo ancora come si intitolerà, non abbiamo ancora il testo. Vabbè, ah, allora sarebbe un po' difficile, In questo senso che siamo un po' in Voi ritardo. Sapete che siete l'amore di Jessica, la figlia di Red Ronnie? Sì. Ecco, vi spiegate cosa avete fatto per conquistarla? Non lo so, e forse è una bimba molto intelligente. E tu che dici? Ma non lo so, noi l'abbiamo incontrato un paio di volte, ci guarda sempre così un po' strano, ci osserva così, non so. Sì, forse... è molto timida poi dalle... Si cerca questi calzoncini, vogliamo... Ah no, questa gonna, che cos'è questa roba qua? Il pantalone. Ah, il cavallo un po' basso. Ah, ci sei dimenticato di tagliare il cavallo? Sì. Scusa, mettiti un attimo in seconda. Beh, però... Ho compensato... Con un bellissimo smoking nella parte superiore. Chi disegna queste cose? Sempre una spagnola? No, qui è praticamente... No, è tutto italiano. Ah, tutto italiano, ma la firma... Non voglio saperla, ma voglio dire, è roba tua, dimmi solo questo. No, è molto studiata. Noi prendiamo però. Un po' qui. No, sono così, poi mettiamo insieme. Tu a pantalone vai meglio, però un bel cappottino, alla bandiera italiana, il tuo famoso Made in Italy, insomma, non lo lasciate mai. Successi europei straordinari, avete intenzione di andare avanti su questa strada, immagino. Sì, vorremmo di fare anche dei successi americani, inglesi, se possibile, perché in effetti un po'... Giapponese. Insomma, questi due hanno le idee chiare e hanno sicuramente una vita lunga. Avete voglia di lavorare? E allora, ragazzi, se non lavorate sarà dura tenere successo. Di ascoltare al massimo... Cioè, riuscire a fare poche cose bene. Poche cose bene? Lavorando quanto? Ma dipende il dai giusto, periodi. Insomma, il giusto. Ho capito. Non è che eccellano nella voglia di lavorare. Comunque, colpite sempre nel segno e la canzone che ci fate ascoltare adesso è quella di 2 anni fa, che naturalmente è colonna sonora e dà il titolo al film. Ed è L'estate sta finendo. I Righeira. Non mi va.
di ombre e noi non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. L'estate sta finendo, l'estate sta finendo.